Mi alzo solo perché devo leggere delle diapositive, perché per il resto, come diceva Oscar Wilde, non fate mai in piedi ciò che potete fare seduti. E poi aggiungeva, non fate mai seduti ciò che potete fare sdraiati. Però, sinceramente, l'idea di sdraiarmi mi sembra eccessivo, diciamo così. Dunque, dopo una chiacchierata con il presidente e con i vostri dirigenti, si è scelto di parlare un attimo con voi del futuro. Devo spiegare perché io sono stato d'accordo su questo. Perché vedete, la nostra società ha avuto tre grandi fasi evolutive. Una prima lunghissima, è iniziata praticamente in Mesopotamia, quindi 5.000 anni fa, e si è basata sulla scoperta dell'agricoltura. Sulla scoperta della ruota, sulla scoperta dell'astronomia, sulla scoperta della moneta, talmente tante scoperte concentrate in soli 200 anni, dopo 1,5 milioni di anni di preistoria, che addirittura si diffuse la voce che tutto quello che c'era da scoprire era stato scoperto. Molti secoli dopo, Aristotele dice proprio questo nella sua. Siamo nel 450 avanti Cristo, quindi molto più vicino a noi, e Aristotele dice: tutto quello che si poteva scoprire per migliorare la vita materiale dell'uomo è stato scoperto. Dedichiamoci dunque d'ora in poi al progresso dello spirito. E in effetti né la Grecia né Roma fanno scoperte tecniche, anzi, in qualche modo la mitologia, per esempio, classica, punisce gli ingegneri. La mitologia classica è l'opposto del ministro Gelmini, che diceva iscrivetevi alle materie scientifiche. La mitologia classica dice non iscrivetevi alle materie scientifiche, perché se no, se siete ingegneri aeronautici, fate la fine di Icaro. Se siete ingegneri navali, fate la fine di Ulisse. Se siete ingegneri metalmeccanici, fate la fine di Prometeo. I greci non amavano la precisione, perché ritenevano che la precisione fosse un elemento della divinità. Solo gli dèi potevano essere precisi come sono precisi gli astri. Al di sotto del mondo lunare, tutto il mondo sublunare, il mondo umano, se tende alla precisione, tende a dialogare e soprattutto a belligerare con gli dèi e quindi va punito. La precisione viene scoperta molti secoli dopo, viene scoperta nel 600 d.C. da tre o quattro personaggi straordinari, in Italia da Galileo, in Francia da Cartesio, in Inghilterra da Bacone e da Newton. E da allora comincia praticamente la preparazione e poi l'avvento di una seconda ondata sociale, che è l'ondata industriale, che inizia praticamente alla fine del Settecento e finisce a metà del Novecento, con la Seconda Guerra Mondiale. Questa seconda fase non è più dominata dall'agricoltura, si continua naturalmente a produrre e a consumare molti prodotti agricoli, ma anzi più di prima, però si fa a meno dei contadini, che vengono sostituiti dai trattori automatici, dai concimi chimici e così di seguito. E che cosa diventa centrale nella società industriale? Diventa centrale la produzione di fabbrica, cioè la produzione in grandi serie di beni materiali, cioè di automobili, di frigoriferi e così di seguito. Questa nuova società porta uno sconvolgimento enorme, soprattutto nelle due categorie principali, il tempo e lo spazio. Nel tempo, perché mentre prima il tempo era scandito dalle stagioni, ora viene scandito dal ritmo delle macchine. Il ritmo delle stagioni non può essere accelerabile, il ritmo delle macchine invece può essere accelerabile. E quindi il mito della velocità, che non c'era mai stato prima di allora, è il mito dello stress. Chi è ancora legato alla società industriale, come la società milanese, ha lo stress. Sono sempre stressati, non si capisce perché. Tutto sommato non producono moltissimo. Non producono molto più di Roma, dove invece i ritmi sono molto più lenti, non producono più soprattutto di Berlino, dove i ritmi sono ancora più lenti. A Berlino si esce alle 5 del pomeriggio,
a Milano si esce alle 8 di sera, ma Berlino produce quasi il doppio di Milano. E bisogna capire perché. Perché? Perché siamo arrivati in una terza fase, dove la velocità non è più una virtù. Chi crede che la velocità sia una virtù è malato di quello che viene chiamato cultural gap. Cioè un gap culturale per cui si è in un'epoca e si crede di essere nell'epoca precedente. Noi siamo in un'epoca post-industriale in cui il centro del sistema non è più la produzione in grandi serie e il più velocemente possibile di beni materiali, ma è la produzione di beni immateriali. Quali sono i beni immateriali? Sono i servizi, sono le informazioni, sono i simboli, sono i valori, sono l'estetica. Prima diceva il Presidente che avete successo. È successo perché siete in linea con la società post-industriale. Tutto qui. E la società... È la società che lavora per voi. Naturalmente, quando c'è un cambiamento epocale, cioè quando si è passati dalla società rurale alla società industriale, alcuni se ne sono accorti, altri no. Per esempio, mio nonno non se ne accorse. Era chirurgo in un paese della provincia di Benevento e invece di investire i suoi soldi, che pare fossero parecchi, nell'acquisto di azioni della Fiat, cioè industria, li investì comprando del terreno dove si fanno delle mele. E il contadino tutti gli anni mi porta delle mele che sono tutto il reddito che io ho ricevuto da mio nonno. Il mio più caro amico brasiliano, nello stesso anno in cui mio nonno comprò questi terreni, suo padre comprò invece una piccola attrezzatura emittente televisiva. E oggi questa piccola attrezzatura si chiama Rete Globo, cioè la più grande rete televisiva del mondo. Io vado a Ravello d'estate in vacanza e affitto un appartamento di due stanze e accessori. Lui mi viene a trovare con una barca di 113 metri. Perché? Perché lui ha scelto un nonno intelligente e un nonno cretino. Cioè, purtroppo... non lo so. Voi applaudite, ma c'è da piangere, non da dire. Capite bene. Quindi il problema nostro in questo momento è capire cos'è diversa la società post-industriale nella quale ci troviamo rispetto alla società industriale. Ma qual è una delle caratteristiche principali della società post-industriale? La società industriale si è battagliata soprattutto per la divisione del plusvalore. Che significa? Entrano in fabbrica determinati individui, i lavoratori, determinati capitali, determinate materie prime, determinate macchine, escono determinati prodotti, determinati profitti, determinati salari. Quello che esce è il plusvalore, cioè più di quello che è entrato. E la battaglia è chi se ne piglia la parte maggiore? La parte maggiore deve andare ai lavoratori o agli imprenditori? Può sembrare una cosa da niente, ma su questo si sono fatte ben due guerre mondiali e tre o quattro grandi rivoluzioni. Si sono sbudellati circa 100 milioni di persone per decidere se i soldi in quantità maggiore dovevano andare ai lavoratori o agli imprenditori. Vi annunzio che hanno vinto gli imprenditori, come si vede anche dalle vostre facce, del resto è dalla mia. Quindi, perché c'è poco da dire, però il venditore diretto è un imprenditore, col cavolo, volessi Dio, fosse un imprenditore. Somiglia a un imprenditore, ma somiglia lontanamente. Deve comportarsi come un imprenditore e guadagnare come un salariato. E questa non è una cosa a volte pacifica e felice. Ora, in che cosa consiste invece la grande sfida della società post-industriale? La grande sfida della società post-industriale, naturalmente, è ancora la divisione del plusvalore, però, come vi ho detto, hanno vinto gli imprenditori, quindi c'è poco da fare. L'ha detto Buffett, il quarto più ricco del mondo. Cioè, la lotta di classe esiste ancora. La stiamo conducendo noi ricchi contro i poveri e l'abbiamo vinta. Punto. Non so se è chiaro. Sappiate che voi siete tranquilli sconfitti come me. Non applaudite, mi raccomando, perché sarebbe veramente da masochisti. Ora, qual è il punto forte della società post-industriale? Il punto forte è la progettazione di futuro. Nella società post-industriale vince chi progetta il futuro. E se un individuo,
una famiglia, una città, un paese non progettano il loro futuro, qualche altro lo progetta per loro. Siamo in questo momento, ci sono le elezioni amministrative. Io sto molto attento quando parlano i candidati, io voto a Roma, sono quattro persone di una mediocrità sconfinata, però può darsi pure un mediocre, può avere qualche illuminante guizzo di intelligenza, e quindi cerco di cogliere questi illuminanti guizzi di intelligenza che non ci sono. Non c'è nessuno di loro che ha un progetto per il futuro. Tutti e quattro hanno nel loro programma la cosa principale di risolvere il problema delle buche nelle strade. Ma pensate se una capitale del mondo come Roma si merita amministratori che invece di progettare il futuro, invece di dire io voglio una Roma che fra 15, 20 anni, 50 anni sia così, ci dice semplicemente io voglio una Roma che fra 6 mesi non abbia le buche. So se è chiaro. Questa è la visione industriale rispetto alla visione post-industriale. La visione post-industriale è una visione progettuante di futuro. Ora, per progettare il futuro bisogna prevederlo. Perché se noi abbiamo delle noi agiamo sempre sulla previsione del futuro. Tutti noi, come diceva giustamente Woody Allen, l'umanità deve rispondere a 3 grandi domande. Dove viene? Dove va? E cosa ceniamo questa sera? Ora, cosa ceniamo questa sera? È nella progettazione del nostro futuro immediato. Però noi progettiamo anche domani. Molti di noi stanno progettando già le vacanze. Quindi si progetta. E vince chi progetta più cose e più a lunga gittata. Per cui, per fare tutto questo, bisogna prevederlo. Ora, grazie. Ora, per prevedere il futuro ci sono dei metodi. Io ne uso uno che va sotto il nome di metodo Delphi e ho creato 3 panel di esperti, ogni panel di circa 30 persone, sono economisti, sociologi, ovviamente esperti di tecnologie e così di politologia, e questi 3 panel sono uno in Europa ovviamente, uno a Pechino e uno a Belo Horizonte in Brasile. Ci riuniamo un anno in uno, in un anno l'altro, in un anno altro di questi luoghi e discutiamo su quali sono i trend del futuro, cioè cosa determina il nostro futuro e poi come si spostano questi trend. E allora io vi faccio vedere i risultati molto in sintesi dell'ultima di queste riunioni, che naturalmente tiene conto di quelle precedenti. Noi abbiamo individuato 10 trend. Che riteniamo essere fondamentali per capire dove andiamo a finire. E per ognuno di questi trend vi dirò il succo a cui siamo arrivati. Ognuna di queste riunioni dura 3 giorni, siamo abbastanza appartati, senza telefonini, quindi riusciamo ad avere un rapporto ad personam, non discutiamo via internet come pure potremmo fare durante tutto l'anno. Allora, vediamo il primo di questi trend. Il primo di questi trend è la longevità. Perché? Perché la dimensione demografica naturalmente è fondamentale. Se volete posso lasciarvi questi trend perché vedo alcuni fotografano, però... Allora, nel 2030 la popolazione mondiale sarà di 8 miliardi. Tenete conto che in questo momento siamo 7 miliardi. Quindi fra 15 anni saremo 1 miliardo in più. L'umanità deve attrezzarsi per 1 miliardo in più di persone. Attrezzarsi significa 1 miliardo in più di posti negli asili, 1 miliardo in più di posti nelle scuole, 1 miliardo più di tombe nei camposanti e così di seguito. Cioè attrezzarsi per 1 miliardo di persone in più. Però questa è la cosa importante. Quando si dice 1 miliardo in più, quando si dice 8 miliardi, si pensa immediatamente a 8 miliardi di bocche da sfamare. Invece, per nostra fortuna, sopra ogni bocca, mediamente, c'è un cervello. E questa è una cosa grandissima. Significa che l'umanità sarà abitata, il pianeta sarà abitato da 8 miliardi di cervelli. Pensate, nella metà del 700, quando è nata l'industria, l'umanità era di 600 milioni di persone. 600 milioni di persone. Beh, c'è un abisso tra 600 milioni di persone pensanti e 8 miliardi di persone pensanti. 8 miliardi che tutte le sere si addormentano e cominciano a sognare, tutte le mattine si svegliano e cominciano a pensare. 8 miliardi creano problemi,
ma 8 miliardi li sanno anche risolvere. Per cui io sono molto contrario a queste definizioni di società sempre più complessa. Era molto più complessa la società medievale, quando bastava una qualsiasi influenza per andare all'altro mondo e non si sapeva perché, oppure si dava la colpa al diavolo. Non so se è chiaro. Noi abbiamo una situazione più complessa, ma abbiamo anche strumenti più complessi, più potenti per risolvere questa situazione. Lo strumento più potente sono 8 miliardi di cervelli, ma anche di cervelli. 5 miliardi, pari al 63%, vivranno in città. Questo è un trend che era cominciato alla fine del Settecento con l'industrializzazione. Nel 1801 New York aveva 60.000 abitanti. Nel 1901 4 milioni di abitanti. Londra 1801 75 milioni di abitanti. 1901 6 milioni di abitanti. E l'urbanesimo, lo spostamento di masse enormi di contadini dalla campagna alla città. Quello che stanno facendo adesso in Cina, dove sperano di spostare nei prossimi 15 anni la bellezza di 600 milioni di persone dalla campagna alla città, perché in città si consuma, perché in città ci sono i servizi e così di seguito. Per passare da 6 a 7 miliardi ci sono voluti 14 anni, per passare da 7 a 8 miliardi ci vorranno 17 anni, dunque la crescita demografica avrà cominciato a rallentare. Questo è un passo molto importante, perché significa che l'umanità vive con intelligenza i propri trend e sa trovare il modo per adattarsi. Potremmo vivere fino a 750.000 ore rispetto alle attuali 700.000. Chi nasce oggi ha una speranza di vita di 750.000 anni in più, tenete conto che sono una quantità enorme. L'umanità, per arrivare a 250.000 ore, ha impiegato 1.500.000 di anni. Quindi è un'accelerazione enorme quella della longevità. Io stesso ho tanti amici di 90 anni, prima non esisteva questo. Vivranno più a lungo le persone più scolarizzate e con più relazioni sociali intense. Quando si dice a che serve la laurea, serve a vivere anche di più, non so se è chiaro, serve a comprare con più intelligenza e serve perfino a capire il telegiornale, cosa complicatissima che senza la laurea non si capisce. Gli anziani con più di 65 anni saranno 910 milioni rispetto agli attuali 400 milioni. Questo, se ve lo dice durante il telegiornale un giornalista, ve lo dice con la faccia triste. Cioè tutte le buone notizie vengono dette con faccia triste. La vita si allunga, faccia triste, come se fosse una disgrazia. Cioè secondo l'INPS noi dovremmo morire prima in modo che i conti dell'INPS tornino. Invece ci ostiniamo... Invece ci ostiniamo, almeno io mi ostino a vivere il più a lungo possibile, fregandomene dei conti dell'INPS, li cambino loro, non so se è chiaro. Ci avvertono con la faccia tristissima che il prezzo del petrolio cala. Perché dovremmo essere tristi? Fatti dell'ENI, se la vedono loro. Il presidente dell'ENI guadagna circa 50 volte più di quello che guadagno io, perché dovrei preoccuparmi del presidente dell'ENI? E lui è come sempre Oscar Wilde, diceva: perché dovrei preoccuparmi dei miei posteri? Loro quando mai si sono preoccupati di me? Ora, la maggioranza delle persone diventa vecchia soltanto negli ultimi 2 anni della propria vita, durante i quali le spese farmaceutiche sono pari alla cifra impiegata per comprare medicine in tutti gli anni della vita precedente. Ora, questa è una cosa importantissima. Altra faccia triste: la società sta invecchiando. E che significa invecchiando? Giorni fa, in un dibattito televisivo, c'era un giornalista molto giovane, molto obeso, il quale, dopo che io ho fatto il mio intervento, ha detto: basta, voi vecchi la dovete finire. E ho detto: aspetta un momento, sul problema dei vecchi ci dobbiamo mettere d'accordo, perché si è vecchi negli ultimi 2 anni della vita. Ora io ti vedo abbastanza obeso e malconcio, per cui bisogna capire chi di noi due è più vecchio. Come si fa a capire quanti sono i vecchi? Non so se è chiaro. Come se esistesse un'età in cui sicuramente moriamo. Non si sa quanti sono i vecchi. Sono i vecchi quelli che usano molte medicine. Quelli sono i vecchi. Alcuni usano molte medicine a 60 anni e moriranno a 62. Altri usano molte medicine a 100 anni e moriranno a 102. Io sono stato molto amico di Oscar Niemeyer, il più grande architetto
brasiliano, quello che ha progettato Brasilia, è morto a 105 anni e a 103 anni mi ha disegnato l'auditorium di Ravello. Quindi praticamente mi pare che non fosse vecchio più di tanti altri. Quindi dobbiamo stare attenti quando sentiamo delle cose come scontate. Voi dovete considerare sempre le cose scontate come se fossero delle ipotesi, non come dei dati. Punto successivo, la tecnologia. Qui sulla tecnologia, caro Presidente, la cosa, diciamo, è abbastanza ambivalente. Diciamo. Non sarei, cioè, ammiro il suo ottimismo, però bisogna prepararsi anche, diciamo, alle situazioni meno sicuramente ottimistiche. Dunque, la tecnologia sta in questa situazione. Non so se ricordate quella favola del pescatore cinese che salva la vita all'imperatore. E l'imperatore gli dice, chiedimi tutto quello che vuoi e io ti accontenterò. E il pescatore dice, tu sei un giocatore, tu imperatore sei un giocatore di scacchi. Quindi io ti chiedo una cosa semplicissima. Prendiamo una scacchiera e mettiamo sul primo quadratino un chicco di riso. Sul secondo due chicchi, poi quattro, poi otto, poi 16 e così di seguito. Ecco, io mi accontento del riso che risulterà essere quello dell'ultima casella. Ora che succede? Fino alla prima metà della scacchiera la somma è forte, ma non è terribile. Dopo la seconda metà della scacchiera ogni quadratino raddoppia la cifra altissima, al punto tale che all'ultimo quadratino della scacchiera la quantità di riso è superiore a quello che produce la Cina. Ora noi siamo in questa situazione sul piano della tecnologia. Noi siamo nella situazione in cui sta per arrivare la seconda metà della scacchiera. Vedete per esempio per quanto riguarda il microprocessore. Il microprocessore è quel quadratino che avete dorato, che avete nel cellulare. Quel microprocessore, secondo la legge di Moore, Moore è uno dei tre che l'ha inventato insieme a Fagin, che è un italiano, per la legge di Moore la potenza di un microprocessore raddoppia ogni 18 mesi. Ora, la velocità delle automobili ha avuto bisogno di 70 anni per raddoppiare. Un microprocessore raddoppia ogni 18 mesi. Ciò significa che attualmente un chip è circa 70 miliardi di volte più potente di quello degli anni 70 e che nel 2030 sarà centinaia di miliardi di volte superiore a quello attuale. Significa che noi nel 2015 potremo col nostro cellulare fare cose strepitosamente maggiori di quelle che facciamo oggi. Già oggi il cellulare è completamente diverso da quello che conoscevamo 10 anni fa. 10 anni fa serviva per telefonare, oggi serve telefonare l'ultima delle cose, serve per sentire la radio, per vedere la televisione, per mandare messaggi, per fare calcoli, per fare fotografie, per fare filmati, per fare tutto, praticamente. Il XXI secolo sarà segnato da alcuni grandi progressi, che sono quelli della seconda parte della scacchiera, dall'ingegneria genetica, con cui vinceremo molte malattie, dall'intelligenza artificiale, con cui sostituiremo molto lavoro intellettuale. Finora con le altre macchine abbiamo sostituito il lavoro degli operai, poi il lavoro degli impiegati, ora siamo per sostituire il lavoro dei creativi, dei manager. Le nanotecnologie, con cui gli oggetti si relazioneranno tra loro e con noi, le stampanti 3D, con cui costruiremo in casa molti oggetti. Grazie all'informatica affettiva i robot saranno dotati di empatia. Porteremo in taschino tutta la musica, i film, i libri, l'arte e la cultura del mondo, questo già adesso praticamente. Resta il problema di come trasferire questo immenso patrimonio dal taschino al cervello. E questo naturalmente è il problema. Cioè il problema è la cultura. Non so se è chiaro, si salva chi è più colto, non chi ha più tecnologie. Posso avere sul comodino un ebook in cui ci sono centinaia e centinaia di volumi, ma se non li leggo è inutile che io li abbia. Il terzo punto è quello che ci affligge naturalmente, come ci ha detto anche il nostro presentatore all'inizio, che è l'economia naturalmente. Siamo nel tempio dell'economia, quindi qua dobbiamo essere molto cauti nel parlare.
Nel 2030 il prodotto interno lordo pro capite nel mondo sarà cresciuto del 159%. Tenete conto che il prodotto interno lordo del pianeta cresce tra i 3 e i 5 punti all'anno. Quindi il pianeta si arricchisce sempre di più. Questo significa che potremo stare molto meglio di anno in anno. Se stiamo peggio è colpa di questo tempio, cioè degli economisti, è colpa loro, è colpa del mondo degli economisti che riescono a trasformare in iattura perfino delle grandi fortune. E di questo noi dobbiamo difenderci. I potenziali consumatori saranno 1 miliardo in più. Quindi per voi ha voglia di mercato, diciamo così. L'Occidente, ecco però, ci sarà questo, l'Occidente avrà ridotto del 15% il proprio potere d'acquisto. Cioè noi non potremo continuare a aumentare il nostro potere d'acquisto perché c'è un limite, e il limite è l'atmosfera. Già noi oggi, i ricchi, consumano 1,8 pianeti. Ogni volta che io consumo un litro di benzina c'è bisogno di 4 metri quadrati di foresta per ripristinare l'equilibrio dell'ossigeno. E noi già siamo molto oltre questo equilibrio. Se tutto il mondo vivesse come noi occorrerebbero 8 pianeti che per ora non ci sono a disposizione. Non so se è chiaro. Attualmente i 62 più ricchi del mondo, secondo la graduatoria della rivista Forbes, posseggono la stessa ricchezza di 3 miliardi e mezzo di poveri. Ora tenete conto, qui c'è il motivo della crisi economica. Portiamola all'Italia anziché al mondo. Nel mondo 62 milioni di persone hanno la ricchezza di 3 miliardi e mezzo. Cioè ognuno di questi ha la ricchezza di 3 o 4 stati, di 3 o 4 nazioni. In Italia nel 2007, all'inizio della crisi, 10 famiglie avevano la ricchezza di 3 milioni e mezzo di famiglie. Dopo 7 anni di crisi, queste stesse 10 famiglie hanno la ricchezza di 6 milioni di italiani. Questo che cosa significa? Significa che 10 famiglie, per quanto possono avere 10 Ferrari, possono avere 10 ville o 20 ville o 50 ville, non potranno mai consumare 6 milioni di scarpe, 6 milioni di abiti, 6 milioni di cibi. E questo fa ristagnare l'economia. E questo è il motivo per cui l'economia ristagna. C'è poco da dire, i consumi, avete visto come aumentano di poco, pochissimo. Ma come fanno a aumentare? Se tutta la ricchezza che aumenta va a finire sempre in quelle 10 mani. E voi non credo che abbiate come clienti queste 10 famiglie. E sono tutti soldi sottratti a quelle 10 famiglie. Questo è un elemento non ottimistico in tutto questo. Può aumentare, intanto la crescita non ci sarà. Però ammesso che ci sia, se va a finire sempre nelle stesse 10 famiglie, a noi che cosa interessa? Sia come produttori, sia come consumatori. Se la quota di PIL, perché poi queste 10 famiglie che ne fanno? Non è che investono in fabbriche, giocano in borsa, non so se è chiaro. E se quindi la quota di PIL destinata a remunerare il capitale finanziario, cioè la borsa, continuerà a crescere e quella destinata a remunerare il lavoro continuerà a decrescere, la ricchezza si accentrerà ulteriormente con conseguenze disastrose sull'equilibrio economico, ecologico e sociale. La Cina avrà un prodotto interno lordo superiore a quello degli Stati Uniti, ormai ci siamo quasi, avrà le maggiori banche del mondo e 15 megalopoli con più di 25 milioni di abitanti. Accanto ai paesi BRIC, Brasile, India, Cina, saranno emersi i CIVETS, cioè Colombia, Indonesia, eccetera, eccetera. Sulla economia posso far vedere un po' di grafici, ma ve ne faccio vedere uno solo, che è quello del prodotto interno lordo italiano. Un giorno parlavo con un economista mio amico e dicevamo, eravamo per telefono, ma com'è l'andamento del prodotto interno lordo italiano durante gli anni? E dice, ma non l'abbiamo trovato da nessuna parte, tu l'hai visto da qualche... Insomma, in mezz'ora costruimmo telefonicamente questo grafico. Questo è il grafico dell'andamento del prodotto interno lordo italiano dal 1952 ad oggi. Se vedete ci sono due picchi negativi, uno negli anni 70, la guerra del Kippur, il problema del petrolio, eccetera, e uno nel 2008. Tutto il resto è tutto in discesa.
Non so se c'è, qual è la crisi? Qui è dal 2000, dal 1952 che noi abbiamo questo andamento del PIL. Negli anni 50 siamo cresciuti di 5,5, poi 5,7, poi 3,8, poi 2,4, poi 1,6, poi 0,3, poi meno 0,6, adesso più 0,6, ma siamo lì praticamente. Cioè, è questo il tipo di andamento della nostra economia. E come mai è questo il tipo di andamento della nostra economia? Ma è semplice, perché in altre parti del mondo, per esempio in Brasile, intanto andava all'opposto. Intanto in Cina era sempre molto superiore al 6-7 punti, fino a 12 punti. Cioè, la ricchezza nel mondo aumenta del 3% circa all'anno. Ma, no, ma se aumenta da una parte, non è che può aumentare pari pari dall'altra parte. Nel 2025 la Cina avrà 400 milioni di automobili che vanno a benzina. Noi sicuramente non potremo pagare la benzina come la paghiamo oggi, è ovvio. Cioè, perché oggi la consumiamo quasi tutta noi e quando andiamo a Pechino ridiamo perché vanno tutti in bicicletta, ora che non vanno tutti in bicicletta c'è poco praticamente da ridere. Passiamo oltre queste cose e andiamo al lavoro. Il progresso tecnologico, la produttività del lavoro crescono a velocità esponenziale. Voi capite che una cosa è un lavoratore con una zappa, un'altra cosa è un lavoratore con un computer. La produttività è infinitamente superiore. L'effetto congiunto della legge di Moore, sappiamo adesso cos'è, cioè il raddoppio ogni 18 mesi della potenza dei microprocessori, l'effetto congiunto di legge di Moore, il riconoscimento vocale, le nanotecnologie, la robotica comporteranno uno sviluppo senza lavoro con la perdita di un numero consistente degli attuali posti di lavoro non rimpiazzati da nuovi posti. Qui c'è un dissenso con tre quarti degli economisti, i quali si incaponiscono a applicare alle tecnologie informatiche le stesse regole delle tecnologie meccaniche. Intendo dire questo: quando furono inventati i telai meccanici, quando furono inventata la locomotiva e così di seguito, si temeva all'inizio che questo riducesse drasticamente i posti di lavoro. Ci fu addirittura i movimenti luddisti per la distruzione delle macchine meccaniche. Invece poi ci fu un andamento complessivo per cui i posti di lavoro ovviamente sono aumentati. Le ferrovie hanno comportato poi posti di lavoro per i capostazione, per i ferrovieri e così di seguito. Questa è stata però la tecnologia meccanica, ma la tecnologia elettronica è di tutt'altro tipo. Basta fare una app per mandare in disoccupazione migliaia e migliaia di persone. Oggi la tecnologia informatica impiega molto meno persone per essere prodotta di quanto ne occorra per costruirla. Dice Leon Dieff giustamente: illudersi che i lavoratori sostituiti dalle macchine possano essere utilizzati per produrre quelle macchine è come illudersi che i cavalli sostituiti dalle automobili possano essere impiegati come operai nelle aziende automobilistiche, né più né meno. Questa è la situazione. Prima era la totalità degli economisti che lo negava, oggi l'ultimo sondaggio fatto negli Stati Uniti 2 settimane fa, il 48%, finalmente anche gli economisti hanno capito che probabilmente le macchine informatiche, le macchine nuove, non comportano una riduzione di lavoratori superiore a quella che occorre per costruirle e per tutto il mercato che si crea intorno ad esse. Questo significa che noi stiamo creando praticamente una generazione di persone che è totalmente nuova, lo vedremo fra poco, per quanto riguarda il tipo di rapporti con le tecnologie. La Cina sarà la più grande fabbrica e l'India sarà il più grande ufficio del mondo. Nei paesi avanzati il 20% degli occupati svolgerà mansioni operaie, il 30% mansioni impiegatizie, il 50% svolgerà attività creative. Cioè, che cosa significa questo? Che ai tempi di Marx, nella metà dell'Ottocento, a Manchester, che era la città più industrializzata del mondo, il 94% dei lavoratori svolgeva attività operaie e solo il 6% attività impiegatizie.
Oggi in Italia il 33% svolge attività operaia, il 33% attività impiegatizie, il 33% attività creative. Noi andiamo verso un mondo in cui il 50% dei lavoratori saranno creativi, il 25% saranno impiegati, il 25% saranno operai, perché operai e impiegati saranno sostituiti sempre più dalle nuove tecnologie. Professore, chiedo scusa, dovremmo sì. un po' sintetizzare. Infatti io mi fermo. Pochi minuti ancora prima che poi... Faccio vedere soltanto questa e poi un'altra cosa. L'occupazione comporta quindi questa differenza che vi ho detto, 33, 33, 33 oggi, 50, 25, 25 domani. Vediamo solo altre due slide. Una riguarda l'ubiquità, cioè l'avvento di una nuova generazione di consumatori e di produttori, che io chiamo digitali, rispetto a quelli della mia età che sono analogici. Chi sono gli analogici? Sono quelli che scrivono ancora con la penna, sono quelli che hanno paura di tutto, dei gay, degli immigrati, eccetera, eccetera, hanno paura delle nuove tecnologie, vogliono il rapporto face to face e così di seguito. Chi sono i digitali? I digitali sono quelli che scrivono col computer, che sanno l'inglese, che non soffrono il jet lag, che girano continuamente, molti sono disoccupati, sono dilapidatori di patrimoni altrui, tutti noi ne abbiamo un paio in casa, e sono persone che hanno un rapporto molto più disinvolto con la sessualità e con tutto il resto. Queste persone aumentano di numero e i digitali e gli analogici praticamente vanno finendo. Con questo io però non credo che il digitale non voglia il rapporto. Per esempio si dice, ho sentito pure prima, c'è un isolamento del digitale, ma no, sono isolati quando interagiscono col computer, ma poi si danno un appuntamento e si vedono. Insomma, io vedo che i miei studenti non è che abbiano meno rapporti intimi di quanti ne avevamo noi, anzi c'è un'invidia profonda da parte mia delle possibilità che sono no. Nel 2030 la nuvola informatica avrà trasformato il mondo intero in un'unica grande piazza. Teleapprenderemo, telelavoreremo, teleameremo, ci teledivertiremo. Questo significa che, abituati alla digitalizzazione, i nuovi clienti potranno essere adescati tramite la digitalizzazione, e poi alla digitalizzazione voi potete aggiungere il rapporto personale che invece Amazon non ha. Quindi voi avete una marcia in più, diciamo così, se avete tutte e due le marce. Se avete solo quella del rapporto individuale, secondo me perdete. Se unite le due cose siete vincitori, se ne usate una sola siete perdenti. L'intelligenza artificiale potrà risolvere problemi con dimostrazioni incomprensibili all'essere umano. E poi qui ci sono alcune cose che scompaiono. Scompare la privacy, praticamente non c'è più. Fra 10 anni si potrà sapere quanti di noi erano in questa stanza. Pensate, quindi la privacy sarà quasi impossibile dimenticare. Possibile dire agli amici: mi sono dimenticato del tuo compleanno, perché Facebook lo ricorda a tutti quanti. È impossibile perdersi, dici: mi sono perso. No, non è possibile. Ho portato dalla Cina il regalo a Diego della Valle 2 anni fa, un paio di scarpe che si vendeva a Pechino nei supermercati, che con il navigatore, per cui si piazza il navigatore, la scarpa friccica a destra o a sinistra e vi porta dopo. Quindi è impossibile perdere, è impossibile annoiarsi, perché per fortuna, vedete, ci sono dei miei amici sociologi che dicono: ma che vergogna, si vedono delle volte in un ristorante 4 persone, padre, madre, figli, tutti e 4 col telefonino. Secondo me invece è una cosa meravigliosa, perché quelli, se stavano senza il telefono, si annoiavano. Quelli si odiano tra di loro. E allora, invece di essere condannati a stare un intero pranzo a non dirsi nulla, perché poi invece ognuno di loro dialoga con la persona amata. E vedete come la tecnologia migliora l'umanità.
È impossibile quindi dimenticare, perdersi, annoiarsi, isolarsi. Diciamo che è anche più difficile commettere adulterio, per esempio, perché queste sono cose qui ci sono dei dati, Microsoft è del 75, il web è del 91, Google è del 97, Facebook del 2004, Twitter del 2006. Quindi siamo proprio a tecnologie recentissime con le quali naturalmente bisogna... Vi faccio vedere un'ultima slide che riguarda il ruolo delle donne. Nel 2030 le donne vivranno 3 anni più degli uomini. Negli Stati Uniti controlleranno i 2/3 dell'intera ricchezza, il 60% degli studenti universitari, il 60% dei laureati, il 60% dei possessori di master saranno donne. Molte donne sposeranno un uomo più giovane di loro. Molte donne avranno un figlio senza avere un marito, mentre agli uomini non sarà ancora possibile avere un figlio senza avere una moglie. Per tutto questo... Ma voi pensate, noi maschi come siamo masochisti, che alcuni applaudono per figli. Questa è la dichiarazione, che siamo dei malati terminali noi maschi. Altro che applausi. Per tutto questo le donne saranno al centro del sistema sociale e saranno tentate di gestirne il potere con la durezza che deriva loro dai torti subiti nei 10.000 anni precedenti. Quindi bisogna prepararsi noi maschi. I valori femminili, l'estetica, la soggettività, l'emotività, la flessibilità, che secondo me sono i 4 grandi valori del venditore, della vendita diretta, e quindi le donne saranno molto più portate a farlo. Qua ce ne sono parecchie, però sono vestite come i maschi, tranne una signora in rosso, tutti gli altri sono vestiti un po' come i maschi. Bisogna fare attenzione per capire dove c'è un maschio e dove c'è una femmina, però col tempo secondo me anche voi diventerete femmine. I valori femminili avranno colonizzato anche gli uomini. Negli stili di vita si diffonderà la sexual fluidity, la pansessualità, l'androginia. Questa fatevela spiegare dai vostri genitori, perché sono cose... Finisco con questa fotografia che è uscita 2 settimane fa. Il presidente della BCE ogni anno fa il suo discorso ufficiale, Draghi, e alla fine mette la fotografia del board. Sono tutti i presidenti delle banche centrali. Come vedete, quello che vi ho detto delle donne sta per succedere, ma ancora però bisogna farne di fatica, perché anche qui sono quasi tutti maschi, ci sono 2 donne, una vestita come un maschio e una vestita di rosso come la signora qui presente. Vi ringrazio. Grazie.